Sono lieto appunto di ritrovarvi tutti nella nostra cattedrale per il tradizionale saluto in vista del Santo Natale. Siamo giunti al settimo anno in cui da sindaco porto gli auguri alla città di Cosenza. Nel tempo che ho parlato di città, della bellezza e quindi di città che in quanto bella anche città della bontà, che può produrre ricchezza, che poi deve essere distribuita offrendo tante nuove opportunità soprattutto ai giovani. In questi 7 anni vi ho parlato di città fabbrica creativa e ancora di città opera d'arte. A tanti quanto ho l'occasione per ricordare che solo venerdì scorso ho inaugurato il Box Art Museum, un'esperienza innovativa nel campo della produzione culturale, un progetto che porta in giro artisti nazionali e internazionali, i quali per un certo periodo vivono qui e nel confronto e nella contaminazione col territorio esprimono poi il loro stato d'animo realizzando delle opere uniche che oggi compongono appunto il Museo d'Arte Contemporanea. Lo abbiamo ubicato questo museo nel complesso monumentale di San Domenico, tra i nostri luoghi più identitari, dove vi invito ad andare per rendervi conto anche di quanta bellezza esprima questo luogo e di come quindi possa proiettare all'esterno un'immagine positiva della nostra Cosenza. Dove c'è creatività c'è innovazione, dove c'è innovazione c'è crescita sociale, culturale ed economica. In questi anni vi ho parlato inoltre anche della città delle buone pratiche, dove per esempio la raccolta differenziata raggiunge percentuali molto alte, nonché di una città delle persone e non delle macchine, una città pedonale con tante piazze, una città che contempli le piste ciclabili, i percorsi tattili per le persone disabili, dove tutti possano spostarsi a piedi o con sistemi di mobilità sostenibile, senza necessariamente ricorrere all'uso dell'auto che crea traffico e inquinamento ambientale. Una città del benessere e della salute, intesa come bene collettivo, la salute. Puntiamo infatti a stimolare le persone a vivere meglio con l'ambiente, a seguire i sani stili di vita anche attraverso la realizzazione di modelli urbanistici migliori, quali ad esempio il nuovo progetto del Parco del Benessere, che sarà realizzato a breve e che sarà costituito tra le altre cose dal Giardino dei Profumi, il Giardino degli Agrumi, il Giardino dei Colori, dal Palmeto, e sarà attrezzato anche come una grande palestra all'aperto. Insomma, aspiriamo ad una città dello stare insieme, una città dell'aggregazione e dei rapporti umani, seguendo antichi criteri plasmati sul contemporaneo però. Non sta a me dire qui e oggi se ci stiamo riuscendo o no, lo dirà nel caso il tempo. Ci vuole tempo, perché i processi di costruzione della città del recente passato sono purtroppo il frutto anche di un'idea diffusa di una città funzionale, cioè una città dove tutti volevano usare lo spazio come se fosse uno spazio privato, facendo prevalere anche le cattive abitudini consolidate in tutte le città italiane, devo dire, negli ultimi decenni, e che noi con queste attività stiamo cercando di contrastare. Si trattava di un uso egoistico della città e dello spazio pubblico inteso come un'estensione dello spazio commerciale o anche di un prolungamento di quello privato. Noi invece aspiriamo ad una città dell'altruismo, che non è altro che la città della sostenibilità, cioè lasciare a chi verrà dopo di noi la stessa quantità e qualità di risorse a disposizione. Una città dove non si privilegino richieste personalistiche di alcuni, ma orientata ad attuare le migliori aspirazioni che tutti i cittadini dovrebbero avere, spesso in modo anche inconsapevole, perché sono abituati nei decenni in tutte le città, nel processo di costruzione della città che è avvenuto negli ultimi decenni, ad un uso appunto egoistico. Tutte queste idee però mi sono accorto in questi anni che non è possibile realizzarle se prima non si ristabiliscono i rapporti di fiducia reciproca. Non possono essere comprese facilmente. La città che vogliamo non è solo quella delle opere pubbliche, che rendono migliori gli spazi, ma quella delle opere pubbliche che possano rendere migliori gli uomini che vivono quegli spazi. Ecco perché con l'arrivo del nuovo anno, caro Eccellenza, oggi siamo stati anche insieme in occasione della festa di un pranzo, ho intenzione di lanciare questa idea, forse oggi ne parlavamo, quello della città della fiducia.
perché senza fiducia non si può costruire una città basata su tutti i concetti che ho prima elencato. Abbiamo necessità noi tutti di stringere un patto, un'alleanza indirizzata al bene della collettività. La cosiddetta catena della fiducia nella società è necessaria per un processo di crescita del territorio. I privati non hanno più fiducia nel pubblico, l'amministrazione pubblica non si fida dell'impresa privata, i cittadini non si fidano né del privato né del pubblico. Quella catena da cui prende avvio il motore della produttività, inutile negarlo, oggi si è spezzata. I social e il web, oltre ai tanti effetti positivi che hanno prodotto, rischiano però di accelerare vertiginosamente questo processo disgregativo. E allora occorre alimentare dall'altro lato il nostro impegno di ricostruire questa catena di fiducia. Essere più tolleranti verso le offese, dare un po' meno importanza alle parole, spesso parole in libertà, perdonare gli errori e il tradimento. È difficile, lo so, per ognuno di noi, ma non dobbiamo avere paura di farlo. Fare il primo passo in questa direzione è molto importante. La paura immobilizza sempre, osserva Papa Francesco, che oggi, fra l'altro, 17 dicembre compie 81 anni e quindi al quale inviamo i nostri più sentiti e affettuosi auguri. Il Pontefice dice, rivolgendosi nello specifico a chi vive nelle aree del Sud Italia, che la paura spesso fa compiere scelte sbagliate. La paura scoraggia dal prendere iniziative, induce a rifugiarsi in soluzioni sicure e garantite. E così si finisce per non realizzare niente di buono. Per andare avanti e crescere nel cammino della vita bisogna avere non paura, bisogna avere fiducia, dice il Papa. Ecco, a mio avviso c'è un solo modo per superare la paura e promuovere la crescita, investire nella fiducia, investire in fiducia. Ciò significa fare il primo passo, essere i primi che rischiano e che si mettono in gioco. L'immobilismo timoroso non porta da nessuna parte. Le analogie che uno investe in un'impresa sono totali, si rischierà di fallire, ma purtroppo è l'unico modo per costruire una società migliore. Non aspettare che siano gli altri. Cerchiamo di essere i primi a muoverci, ad agire confidando in chi abbiamo davanti senza farci frenare dalla paura di ricevere attacchi o giudizi ingiusti. Donare fiducia è un atto splendido, è la massima espressione dello slancio vitale, è qualcosa che va oltre la semplice generosità, è un gesto di elevazione umana e spirituale. Credo che essere sindaco significhi soprattutto scoprire la gratitudine semplice, quella che oggi abbiamo constatato, quasi banale alcune volte. Ma solo provando e offrendo gratitudine si può restare aperti agli altri. Si possono includere le diversità, si può abbattere quel biasimo e quel giudizio che distruggono le relazioni umane. Essere un buon sindaco vuol dire saper costruire una comunità basata sulla fiducia e sulla crescita. Questo non so se è una cosa che cui riuscirò facilmente, se i sindaci riescono facilmente, ma questo è un concetto importante, tutto il resto è solo un esercizio vuoto e sterile di faziosa attività politica o manageriale, di cui il mondo ha sempre meno bisogno. Chi sa cogliere questa sfida impone sostanzialmente una nuova forma di responsabilità, che è un'azione trasformativa e che è di conseguenza nuova vita. Parlando di nuova vita non si può prescindere dai bambini, che sono il futuro ma anche il nostro presente migliore. I bambini non hanno sovrastrutture, sono puri, sono fiduciosi, hanno sempre una visione positiva della vita. L'amministrazione comunale lavora per loro, cerca di lavorare per loro e loro sono i nostri migliori alleati perché hanno fiducia in noi e noi abbiamo fiducia in loro. Le scuole cittadine in questo periodo sono state protagoniste assolute della creatività legata al tema della favola, tutte coinvolte nel cartellone delle buone feste cosentine. Impegnate in spettacoli originali e talentuosi sui palchi dei nostri teatri, una forma di energia che dobbiamo far circolare quanto più possibile. Mi riempie di gioia poi il fatto che questo nostro appuntamento in Duomo vede di nuovo la presenza del piccolo coro del Teatro Rendano. Grazie bambini, è diretto dal maestro Maria Carmela Ranieri. I bambini hanno tanto da insegnarci anche in termini di solidarietà. Loro spontaneamente danno fiducia, dimenticano presto le offese e perdonano e tendono entrambe le mani a chi ha più bisogno
Il piccolo coro porta avanti il progetto Un coro per i bambini, vale a dire i bambini che sostengono altri bambini, raccogliendo la spesa per il pranzo di Natale per 50 famiglie disagiate, che sono così aiutate dai volontari del Duomo e dai genitori, che ringrazio, dei genitori dei bambini del piccolo coro. Sempre il piccolo coro, mi piace ricordarlo, è promotore dell'iniziativa Un regalo sotto l'albero per i bambini delle case famiglia. I bambini di 5 case famiglia hanno scritto la letterina a Babbo Natale e domani inizieranno le consegne dei doni raccolti. Oltre 150 desideri sono stati realizzati con il supporto prezioso di associazioni, gruppi del territorio di Cosenza e provincia. I bambini fanno queste belle cose e coinvolgono anche i genitori e il sindaco. Mi scrivono sempre, anche al sindaco scrivono, per dare consigli, ma anche per dare fiducia. Caro sindaco, caro Chiuto, mi hanno scritto tante letterine, grazie per aver esaudito la nostra richiesta di fare un'isola pedonale, grazie per voler realizzare questa piazza, grazie perché non sentiamo chiasso quando studiamo. Adesso sì che studiamo in pace senza rumori molesti. Caro sindaco, ha scritto un bambino, quasi quasi ti invito a casa mia. Ho detto adesso, subito dopo queste feste, volentieri sarò ospite di questo bambino e della sua famiglia. Ricostruiamo allora questa catena della fiducia e costruiamo questa, la nostra città, la città della fiducia. Ecco, con questo auspicio giunga a tutti voi il mio augurio di serenità e di bellezza per il Santo Natale. Con un pensiero speciale rivolto ai bambini, con un ringraziamento, piccolo coro, anche a tutti gli altri e alle loro famiglie, agli ammalati, agli ultimi, agli invisibili e a chi vive nella solitudine e nel buio del disagio. Auguri di buon Natale a tutti voi. Grazie.